Vittorio, un quarantenne si barrica in casa minacciando moglie e figlia, intima di gettarsi dal primo piano. Elezioni amministrative 2012, affluenza in calo, cresce l'attesa per i risultati nei 6 comuni della provincia di Ragusa chiamati al voto. Vittorio, a riprese TV del Consiglio Comunale, per il presidente della Commissione Trasparenza Barrano bisogna verificare i criteri di affidamento. Ragusa, dopo 3 giorni di occupazione del comune, torna a casa il disoccupato 32enne. Buon pomeriggio dalla redazione di Free News, buon inizio di settimana. Iniziamo questo telegiornale con un'ampia pagina di cronaca. A Vittoria, un uomo di 40 anni con problemi psichici si è barricato in casa, minacciando con un coltello la moglie e la figlia, intimando di gettarsi dal balcone. Grazie all'intervento tempestivo della polizia, l'uomo ha rilasciato le due donne e alla fine ha desistito dall'intenzione di lanciarsi. Si barrica in casa con moglie e figlie e minaccia di lanciarsi dal primo piano della sua abitazione. L'episodio si è verificato a Vittoria domenica pomeriggio. Un cittadino ha chiamato il commissariato chiedendo l'intervento della polizia. Una persona psicolabile si era barricata all'interno della sua abitazione trattenendo sotto minaccia di un coltello la giovane moglie e la figlioletta di appena 4 anni. Tempestivo l'intervento degli agenti, accortosi dell'arrivo dei poliziotti, l'uomo di 40 anni ha lasciato uscire di casa i congiunti e si è barricato all'interno del bagno della sua abitazione, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Molto efficace la persuasiva mediazione degli agenti che, comunicando con l'uomo attraverso la porta chiusa, hanno cercato di riportarlo alla calma, spiegando le ragioni dell'inutilità dell'insano gesto e le gravi conseguenze per la moglie e la figlioletta. Inoltre, per evitare la tragedia, i poliziotti sono riusciti a bloccare con un robusto asse di legno le ante della finestra del bagno, evitando che potesse essere aperte dall'interno. In tale situazione di maggiore sicurezza, dopo una mediazione durata più di un'ora, l'uomo ha accettato di uscire dal luogo dove si era rinchiuso ed ha consentito alle cure del medico e della guardia medica fatto intervenire sul posto. La presenza del sanitario e delle forze dell'ordine ha indotto il quarantenne a più miti consigli ed infine è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trasportato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Paterno Arezzo di Ragusa. Intensa attività di controllo da parte dei carabinieri di Vittoria, impegnati durante il fine settimana sul territorio di Scoglitti con il supporto delle unità cinofile di Catania. Un arresto e 4 denunce, i risultati dell'operazione sentiamo. Tratto in arresto per furto dai carabinieri di Vittoria un tunisino di 27 anni in Italia senza fissa dimora. Il giovane responsabile della rapina compiuta la sera del 25 aprile scorso in via Padre Pio a Scoglitti nei confronti di un connazionale del 71 a cui aveva prelevato con forza 100 euro dal proprio portafogli. La vittima aveva inoltre rimediato una ferita lacero-contusa al labbro superiore giudicata guaribile con una prognosi di 8 giorni. Il tunisino è stato individuato verso le 4 di ieri mattina dai militari della stazione di Scoglitti in un casolare di contrada Costa Esperia. Il giovane è stato immediatamente fermato e associato alla casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. Nel corso dello stesso servizio di controllo del territorio sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari, nonché posti di controllo anche grazie all'ausilio delle unità cinofile di Catania. In particolare sono stati denunciati un marocchino del 78 residente ad Acate pregiudicato poiché sorpreso alla guida di una Fiat Panda privo di patente di guida perché mai conseguita. Un sedicenne vittoriese pregiudicato poiché a seguito di controllo di polizia ha opposto resistenza alla sua identificazione inveendo verbalmente con frasi ingiuriose nei confronti dei militari operanti. Un tunisino del 76 residente a Vittoria incensurato poiché sorpreso alla guida di una moto risultata rubata da marzo 2011 e un tunisino di 31 anni residente a Ragusa perché sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza. E sempre i carabinieri di Vittoria impegnati sul territorio di Scoglitti hanno identificato 98 persone, effettuato 27 perquisizioni, controllato 42 automezzi, elevato 26 contravvenzioni al codice della strada, decurtato 25 punti dalle patenti di guida, ritirato 3 patenti, sequestrato 2 auto per mancanza della copertura assicurativa e proposto 6 persone alla questura di Ragusa per il provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Vittoria. Sono stati arrestati dai carabinieri di Monterosso Almo e di Giarratana 3 giovani incensurati per furto aggravato. I 3 sono stati sorpresi dopo aver rubato 200 litri di benzina dai pullman in sosta, una pratica diffusa nelle ultime settimane nel comune montano. Sentiamo.
Sorpresi dopo aver asportato 200 litri di gasolio dai serbatoi di alcuni pullman di linea a tre giovani incensurati. Si tratta di Rosa Nagera Gusana, Scrofani Giuseppe e Iemolo Salvatore, Comisani, tutti di 21 anni. Nella nottata di domenica i militari della stazione dei carabinieri di Monterosso Almo insieme a quelli della stazione di Giarratana hanno colto in flagranza i tre giovani a bordo di una macchina di grossa cilindrata all'uscita del piazzale di sosta dei pullman, carichi di taniche piene di gasolio e in possesso di tutta l'attrezzatura per poter prelevare il carburante. Quello di ieri è solo l'ennesimo furto ai danni dei pullman della città. Già nelle scorse settimane infatti i mezzi erano stati presi di mira e in più occasioni erano stati rubati centinaia di litri di gasolio, con notevoli disagi per la collettività, oltre naturalmente al danno economico. L'attrezzatura usata dai tre giovani ladri ieri è stata sequestrata e la refurtiva, interamente recuperata, è stata immediatamente restituita agli aventi diritto. I tre ragazzi, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un colpo sparato in aria da un agente di polizia che inseguiva un uomo di nazionalità rumena. È accaduto sabato pomeriggio a Modica. Un uomo è scappato dal suo appartamento alla vista di una pattuglia della polizia locale recatasi sul posto perché voleva interrogarlo sulla base di una denuncia presentata da una donna. Il rumeno si è lanciato dal secondo piano della palazzina, da un'altezza di una decina di metri, dove si trovava insieme ad altri due connazionali. Gli agenti sono riusciti a bloccare i due rumeni per poi mettersi all'inseguimento del fuggitivo. I poliziotti hanno anche esploso un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio, ma il rumeno è riuscito ugualmente a fare perdere le proprie tracce. Sono ancora in corso le ricerche dell'uomo. Sulla vicenda c'è il massimo riservo. Continuano i controlli per prevenire le stragi del sabato sera nel territorio provinciale da parte della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria. 7 le persone trovate positive all'alcol test, 1 alle sostanze stupefacenti e 6 le persone denunciate per vari reati. Il servizio. Sabato e domenica di intenso lavoro per la Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria, impegnata in diversi controlli sul territorio. Obiettivo: prevenire le stragi del sabato sera. 7 le persone trovate positive all'alcol test, un comisano di 19 anni neopatentato, un 24enne ragusano, uno ciclitano di 18 anni, una ragusana di 19, un 29enne ragusano, un catanese di 33 anni e un giarratanese di 45. Questi ultimi tre, avendo un tasso alcolemico superiore allo 0,80, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa per guida in stato di ebbrezza. Denunciato poi per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti un modicano di 23 anni. Il giovane, durante un posto di controllo effettuato a Modica, alla vista degli agenti ha cambiato direzione di marcia, tentando di confondersi tra i clienti di un vicino bar. Gli agenti hanno accertato che il modicano aveva precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, due rumeni di 36 e 27 anni, controllati a Chiaramonte, sono stati denunciati per guida senza patente il primo e per avere reso false dichiarazioni sulla propria identità il secondo. Quest'ultimo, dopo essere stato accompagnato in ufficio per l'identificazione, è risultato essere destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale da parte del prefetto di Cosenza. Indagini concluse nell'inchiesta che vede coinvolti tre modicani arrestati lo scorso 1 marzo per riciclaggio di assegni rubati e truffe varie. Si tratta di Emanuele Avveduto, dipendente comunale di Modica, il suo ex collega Marcello Gugliotta e Massimo Arrabito. I tre, lo ricordiamo, si trovano agli arresti domiciliari. L'indagine era partita nel 2009 in conseguenza della denuncia presentata da una delle vittime, una decina tra Modica e Scicli. Adesso cambiamo argomento, elezioni amministrative in primo piano. Nei 6 comuni iblei chiamati al voto i seggi chiuderanno alle 15. Si passerà poi subito alle operazioni di scrutinio e già in serata si avranno i primi risultati definitivi. Dai dati pervenuti finora ci dovrebbe essere un calo di affluenza alle urne, ma sentiamo il servizio. Affluenza in calo nei 6 comuni della provincia di Ragusa chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Alle 15 si chiuderanno i seggi ed inizieranno subito le operazioni di scrutinio. Come detto, nella nostra provincia si vota in 6 comuni, 4, Monterosso, Giarratana, Chiaramonte Gulf e Santa Croce Camerina, dove ci sarà l'elezione diretta a primo cittadino del candidato che prenderà il maggior numero di voti, mentre a Scicli e Pozzallo, nel caso in cui nessuno raggiungerà a primo turno il 50% dei voti, i due aspiranti più votati andranno al ballottaggio tra 15 giorni. Già ieri alle 22, alla chiusura dei seggi, era emerso il calo di affluenza.
Nel dettaglio emerge il dato negativo di Gerratana, dove solo il 48,48% degli elettori si era recato a votare, la percentuale più alta della provincia in due comuni montani. Primo è Monterosso Alma con il 59,12%, seguito a ruota da Chiaramonte Gulfi con il 56,86%. Scicli e Pozzallo registrano anch'essi un dato negativo rispetto alla tornata precedente. A Scicli ha votato il 54,48% con un meno 3,38% e a Pozzallo 50,92% con un meno 4,44%. Nelle prossime edizioni del nostro TG vi daremo i primi risultati definitivi e sul nostro sito freetvonline1.it e sulle pagine video vi terremo aggiornati sui dati dello spoglio. E torniamo ad occuparci delle riprese TV del Consiglio Comunale di Vittoria. Lo scorso 3 maggio le telecamere sono entrate a Sala Carfì per riprendere integralmente i lavori, ma per il presidente della Commissione Trasparenza Daniele Barrano è necessario verificare i criteri di affidamento adottati dall'amministrazione comunale. Sentiamo. Verificare i criteri di affidamento delle riprese televisive del Consiglio Comunale di Vittoria. Il presidente della Commissione Trasparenza, nonché capogruppo di Nuovo Inizio Daniele Barrano, è intervenuto sulla questione. La seduta dello scorso 3 maggio è stata ripresa integralmente dalle telecamere di un emittente, con i costi a carico dell'amministrazione comunale. Fin qui nulla di strano, anzi per le forze di opposizione è stata una vittoria, ottenuta dopo aver messo in campo varie forme di protesta, occupazioni, abbandoni dell'aula, richieste di intervento al prefetto, riprese televisive a proprie spese. Una vittoria di democrazia contro una maggioranza arrogante che voleva tenere all'oscuro i cittadini di quanto succede all'interno del Consiglio Comunale. Ma ciò non basta per il consigliere Barrano, che ha convocato una commissione trasparenza ad hoc per capire appunto i criteri utilizzati per l'affidamento. Infatti non è stata fatta alcuna gara di evidenza pubblica e sono state contattate per la richiesta di preventivo solo alcune emittenti locali, escludendone di fatto altre. Per Barrano bisogna verificare quali sono stati i criteri seguiti dall'amministrazione per l'affidamento e se sono stati previsti fondi sufficienti alle riprese di tutte le prossime sedute consiliari, non soltanto per un periodo limitato nel tempo, e quindi se vi sia una vera volontà dell'amministrazione di dare attuazione all'articolo 6 bis, comma secondo, lettera g, del regolamento sulla trasparenza, o se le riprese della seduta del 3 maggio scorso siano solo un fatto isolato. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.